Moda e cibo sono settori del lusso che viaggiano sempre di più sugli stessi binari, come dimostra la contesa tra Prada e il gruppo Vuitton per la storica pasticceria Cova di via Monte Napoleone a Milano. Una battaglia vinta dai francesi, ai quali il marchio italiano ha però subito risposto con l'acquisto della pasticceria Marchesi di Corso Magenta. E ora Prada è pronta a iniziare la fase di espansione nel mondo del cibo, come ha confermato il patron Patrizio Bertelli durante il Milano Fashion Global Summit. Noi pensiamo che avere e fare una politica di sviluppo per quanto riguarda un settore che è quello della pasticceria tradizionale milanese era fondamentale per comunicare. Quindi noi abbiamo aperto un programma che apriremo Marchesi nel Dubai, a Hong Kong, a Tokyo. L'obiettivo è quello di attivare l'interesse dei consumatori in un settore, quello del cibo, collaterale alla moda, ma considerato dalle nuove generazioni altrettanto rappresentativo del proprio modo di essere. E il primo passo sarà l'apertura di due locali a Milano. In galleria e anche nel centro, dove abbiamo già individuato uno spazio per aprire un locale che finalmente potremo avere la domenica mattina o la domenica pomeriggio anche a Monte Napoleone, avere uno spazio dove prendere il caffè. Il tentativo di riscossa di Prada passa dunque da panettoni e cioccolatini, a condizione che non venga stravolta l'identità del marchio Marchesi e soprattutto la qualità del prodotto.